La sua passione per la chitarra, dice la leggenda, nasce quando Pino aveva 10 anni. Pare che un suo amico gli presta una chitarra, lui comincia a strimpellare qualche nota con questa chitarra, dopodiché non gliela restituisce mai. Continua a studiare come autodidatta la chitarra, fin quando decide a un certo punto, per guadagnare un pochino di soldi, di andare a suonare la chitarra nei matrimoni, per la cifra, pensate, di 5.000 lire. Chissà se oggi c'è qualcuno, qualche coppia che si è sposato intorno a quel periodo e che può vantare ad aver avuto niente poco di meno che Pino Daniele a suonare la chitarra al proprio matrimonio. Mentre si diverte a strimpellare la chitarra, ascolta moltissima musica. Lui è di Napoli e deve sapere che a Napoli c'è un'importantissima base NATO. Vi dico questo perché la base NATO ospita molti americani che ascoltano musica del loro tipo, naturalmente, anche se sono ospiti qui da noi in Italia. E Pino ha occasione così di poter frequentare dei club in cui si fa del jazz, del rhythm and blues e insomma tutta la musica di importazione americana. E guarda caso che cosa succede qui, voi vi chiederete che cosa c'entra Elvis Presley anche in questo caso con Pino Daniele. Beh, Elvis Presley è stato il primo personaggio a cui Pino Daniele in un certo senso ha dato un pochino di soldi, perché è stato il primo disco che ha comperato. Dunque anche in questo caso Elvis Presley ha colpito ancora anche con Pino Daniele, ed è un tipo di musica appunto che gli è sempre piaciuto moltissimo, e si ritrovano chiaramente delle influenze non tanto di Elvis ma del genere musicale americano che vi dicevo. Poi intorno all'età di 16-17 anni Pino si mette a fare di professione il musicante, diciamo, insomma il musicista, contrariamente al desiderio dei genitori che gli dicono: Pino, lascia perdere, nessuno si è mai arricchito con la musica, pensa a studiare e a laurearti. E invece in questo caso ha avuto ragione lui. Incomincia a far parte di diverse band, diversi gruppi che fanno jazz, che girano per le balere, poi a un certo punto professionalmente entra a suonare con il complesso di Jenny Sorrenti, la sorella di Alan Sorrenti, forse qualcuno di voi se lo ricorda. Dopodiché entra a far parte del gruppo importante per la musica italiana che si chiama Napoli Centrale. Da lì poi a un certo punto decide di tentare il tutto per tutto e di diventare solista della musica. Ha una grande occasione, un contratto con una casa discografica, la stessa che lo produce in questo momento, ed esce il suo primo 45, importante, che calore, perché viene molto ascoltato dagli addetti ai lavori, che notano in Pino questa novità, questa fusione fra la tipica melodia, come dicevo ieri, napoletana e il rhythm and blues, ed è subito successo. Arriviamo al 1981 e al 33 giri Vai Mo, che vediamo qui riproposto in grande. Da questo 33 giri un video realizzato dal vivo, però una strana fusione fra un video e un vivo, che si intitola Yes I Know My Way, ed è il secondo appuntamento con Pino Daniele da Bibbia. Yes, I know. I am.
Thank you.